Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo finalmente di Forspoken. Non avevo previsto di fare un video su Forspoken, ma visto che è stato un titolo molto discusso e di cui anch'io avevo discusso sul canale, volevo darvi il mio responso dopo averlo giocato su PC. E quindi innanzitutto vi faccio vedere quanto ho giocato a Forspoken su Steam prima di parlarvene in questa che sarà non una vera e propria recensione, però insomma una chiacchierata come se fossimo tra amici e io vi stessi dicendo cosa ne penso dopo averlo giocato. Quanto ho giocato a Forspoken? Circa 20 ore, ora più ora meno, e quindi ve ne parlo dopo aver giocato a Forspoken per 20 ore, che non è la sua longevità, o meglio è la sua longevità per la campagna principale. Se dovessimo fare tutte le attività secondarie probabilmente staremmo intorno alle 40-45, non lo so, perché io, non essendo un completista, ho fatto delle attività secondarie per provarle, ma non tutte perché sono veramente tante, ma poi ne parliamo meglio nello specifico. Divido questa chiacchierata in quattro parti: storia, open world, combat system e aspetto tecnico del titolo, quindi parliamo di queste quattro categorie. E io direi che possiamo iniziare subito con la storia di Forspoken. Ecco, Forspoken innanzitutto è una storia scritta dagli autori di Uncharted, e questo già dovrebbe essere sintomo di qualità della storia. Frey è una ragazza problematica che è stata abbandonata dalla madre da piccola e viene catapultata in un mondo fantasy che deve essere salvato dalla corruzione. Frey, la cosa importante è che è veramente fuori luogo in questo contesto, è veramente una ragazza newyorkese che non c'entra assolutamente nulla con il mondo fantasy nel quale si ritrova. Ha un modo di parlare diverso, ha un modo di atteggiarsi diverso rispetto a tutti gli altri abitanti di Atia, questo mondo fantasy. E quindi questo è stato per me davvero apprezzato. Non era semplice far sembrare Frey veramente una ragazza comune e una ragazza totalmente fuori luogo. Ecco, la storia, c'è da dire che io non entro nei particolari perché non voglio chiaramente spoilerare nulla, però secondo me, anche se se ne è parlato tanto male, secondo me è piacevole. Nel senso, non è la storia più innovativa del secolo, non è la storia meglio scritta del secolo, sicuramente non ti crea chissà quale suspense, però devo dire che comunque è piacevole, porta avanti la narrazione, considerando che non è il punto forte del titolo e il punto sul quale gli autori, secondo me, si sono voluti focalizzare. La storia sembra essere più che altro un pretesto per portare avanti gli eventi, semplicemente. Quindi questo è ciò che penso della storia. Passiamo adesso all'open world. Open world che tanti avevano visto essere particolarmente vuoto. E la domanda alla quale rispondiamo adesso è veramente vuoto l'open world di Forspoken? Sì. Sì, ragazzi, l'open world di Forspoken è abbastanza spoglio, nel senso ci sono distese infinite piene di nulla. Due, tre nemici sparsi qua e là, qualche attività secondaria sparsa qua e là, in un mare di nulla, il tutto giustificato dal fatto che comunque noi ci spostiamo molto velocemente, quindi è un qualcosa che ci può stare. Certo, ripeto, sarebbe stato meglio, secondo me, più ristretto e magari con qualche attività un po' più rilevante, però questo è, insomma, non è nemmeno così malaccio, mi sembra in media e in linea rispetto agli altri open world, che a tanti altri open world che ci sono ad oggi. Non i migliori, chiaramente, i migliori open world sono nettamente superiori a quello di Forspoken. Quindi l'esplorazione comunque l'ho trovata abbastanza ripetitiva, abbastanza poco stimolante, nel senso che comunque le attività secondarie sono più o meno sempre le stesse, e quindi dopo averle provate un po' tutte le categorie di attività secondarie, a un certo punto mi sono ritrovato a fare soltanto quelle che mi si ritrovavano per la strada, quindi davanti, senza andare a cercarmi le altre, a farle appositamente, perché volevo andare avanti con la storia. Quindi open world da rivedere, ripeto, niente di eclatante in negativo, però nemmeno troppo stimolante, questo è il problema, nemmeno troppo bello esteticamente. Non l'ho trovato stimolante da un punto di vista estetico, da un punto di vista visivo. Per quanto riguarda il parkour, che è il metodo con il quale noi ci spostiamo nel mondo di gioco, quindi attraverso Atia, il parkour fondamentalmente l'ho trovato un buon innesto per andare molto velocemente da un punto all'altro, anche senza magari utilizzare i viaggi rapidi, perché ti sposti talmente tanto velocemente che puoi anche fare a meno dei viaggi rapidi, tranne se devi andare da una parte all'altra della mappa, che è divisa in quattro regioni, tra l'altro. Però il parkour
quale problema grosso ha? Che tu vai talmente tanto veloce che hai poco controllo su Frey, quindi sul personaggio. A volte non riesci a frenare in tempo, a volte vai lungo, a volte insomma non riesci ad avere il controllo perché Frey si muove fin troppo velocemente. Questo è un po' fastidioso, è un po' a volte controintuitivo nei comandi. Fortunatamente hanno limitato il danno da caduta, proprio perché non c'è un grande controllo del personaggio, spesso ti ritrovi a cadere da altezze improbabili senza volerlo. Ecco, in quel caso il danno da caduta, ricevere danno da caduta è veramente difficile, e quindi spesso riesci in un modo o nell'altro comunque a salvarti senza farti danni. Questo è un aspetto che ho apprezzato e che va a compensare un po' il fatto che il movimento del personaggio non è proprio preciso. Passiamo adesso al combat system. Il combat system è sicuramente l'elemento riuscito meglio in Forspoken, e questo va detto, perché i poteri elementali che si possono utilizzare sono veramente divertenti da utilizzare, sono sicuramente uno degli aspetti più scenici e, come dire, spettacolari che si vedono a schermo. Funzionano, sono divertenti da usare, sono tanti, sono vari, ne sbloccheremo sempre di diversi, e questo renderà sempre il combattimento stimolante. Chiaramente i nemici saranno vulnerabili una volta al fuoco, una volta all'acqua, una volta ai fulmini e così via, e quindi noi dovremo alternare i nostri poteri elementari in base alla vulnerabilità di quel determinato nemico. Questo è sicuramente un aspetto importante per mantenere sempre alta l'attenzione del videogiocatore durante il combattimento e evitare che possa utilizzare sempre una determinata categoria di poteri. C'è da dire che la sfida è abbastanza bassa. Io, giocandola a normale, l'ho finito molto tranquillamente. Cosa vi posso dire? Se volete una sfida, se vi piace giocare Forspoken e avere una sfida col combattimento, sicuramente giocatela difficile, perché senza fare troppo grinding, perché non ne ho fatto, senza potenziarsi apposta, ma semplicemente andando avanti con la storia, sarete comunque ben attrezzati per fronteggiare qualunque minaccia senza nemmeno arrivare vicini alla morte, e quindi non c'è una grossa sfida a difficoltà normale. In quel caso alzate il livello di difficoltà se volete avere appunto una sfida maggiore. Gli unici aspetti che forse mi sento di criticare del combat system sono il sistema di lock e la camera. L'ho trovato molto scomodi, il lock a volte me lo prendeva, a volte non me lo prendeva, a volte mi cambiava il lock sull'avversario perché giravo la telecamera con appunto la levetta analogica destra, che serve per girare la camera ma anche per cambiare il bersaglio del lock, e quindi un casino ingiustificato che, unito al fatto che la camera quindi si spostava da una parte all'altra, soprattutto quando c'erano orde di nemici, rendeva il tutto un po' troppo confusionario. All'interno del combat system, della categoria combat system, vi parlo anche dei potenziamenti, ovvero della progressione di Frey, che si basa fondamentalmente su tre aspetti. I mantelli che si possono comprare o comunque trovare in base a facendo diverse sfide, le unghie che si possono dipingere in vari modi per avere diversi bonus in combattimento, e le collane. Ecco, questi potenziamenti, che appunto vanno trovati facendo varie attività secondarie, non li ho mai trovati interessanti. Non ho mai sentito la vera esigenza di dover avere un mantello o una collana più forti di quelli che già avevo, perché appunto ero sempre a un livello corretto per andare avanti con i livelli e con la storia, senza mai dovermi fermare a fare grinding. Quindi ecco, questi li ho trovati un po' inutili. Tra l'altro ho scoperto di poterli potenziare anche a poche ore dalla fine del titolo, quindi non ho manco avuto quel bisogno di potenziarli, e questo è un po' un peccato, perché gli elementi di progressione devono servirti effettivamente per darti la sensazione di dover diventare più forte. Questi invece li ho trovati piuttosto inutili. Insomma, secondo me potete tranquillamente iniziare col mantello e la collana che vi danno all'inizio e arrivare tranquillamente fino in fondo. In ogni caso, un commento finale sul combat system e l'elemento riuscito meglio: hanno fatto un gran lavoro sul combat system, questo lo devo dire, perché comunque tutto funziona, tutto è spettacolare, è super divertente utilizzare i vari poteri, e non era facile riuscire a implementare tutti questi poteri e implementarli così bene. È un combat system sicuramente abbordabile, alla portata di tutti, perché non c'è bisogno di avere nemmeno chissà quale tempismo nelle schivate,
Però questo penso che sia stato un elemento studiato in modo tale che fosse accessibile a tutti e potesse divertire anche chi non è proprio bravissimo col pad. Insomma, nota di merito, è stato fatto un gran lavoro col combat system. E finiamo con l'elemento peggiore invece. Un'interruzione velocissima, ragazzi, per dirvi di andare a guardare il mio canale YouTube e se non l'avete ancora fatto, per supportarmi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. La componente tecnica. Perché l'elemento peggiore? Perché in Forspoken ci sono vari problemi. Alla fine di questa categoria vi andrò a dire se conviene effettivamente giocare Forspoken con una serie 3000 su PC, perché questa domanda secondo me è particolarmente calzante per tantissimi giocatori PC, tra i quali ci sono anch'io. Ecco, innanzitutto partiamo col dire che per me è assurdo che un AAA come Forspoken nel 2023 ancora non abbia supporto alle cutscene in 21:9. Cioè, ragazzi, allora io capisco che c'è bisogno di un lavoro di ottimizzazione particolare per mettere le cutscene in 21:9 ultra wide, ma se ci sono quelli che lo fanno, non vedo perché Square Enix non debba farlo, insomma, visto che comunque si sta parlando di un titolo AAA. Per me non è accettabile ad oggi. Siamo già arrivati a un livello nel quale il 21:9 è uno standard, non dico quasi come il 16:9, ma che si sta diffondendo molto in fretta e deve essere questo sicuramente considerato. Andiamo a rispondere a una domanda. I requisiti PC così alti che ha Forspoken e di cui vi ho parlato nello scorso video sono giustificati effettivamente da una qualità tecnica, grafica, che giustifica quel livello di requisiti? Assolutamente no, ragazzi, assolutamente no, purtroppo no. Perché? Allora, il gioco fondamentalmente, io l'ho giocato con una 3080, è stabile, nel senso che con settaggi ad ultra è un frame rate bloccato a 60 frame per secondo, è abbastanza stabile, insomma non ci sono grossi problemi di cali di frame rate se non alcuni freeze che ci possono stare in momenti in cui siamo contro orde di nemici e qualche stuttering, qualche fenomeno di stuttering quella che secondo me ci può stare quando si caricano delle aree diverse della mappa oppure appunto quando ci sono delle fasi caotiche, ma fondamentalmente si può giustificare tutto questo legato al fatto anche che appunto ci sono degli effetti particellari a schermo soprattutto durante il combattimento pazzeschi, quindi questo lo voglio giustificare. Cos'è che non giustifico? Ragazzi, le texture di Forspoken, cioè, sembrano uscite da un gioco PS2. Cioè, stiamo parlando di texture di livello bassissimo, a risoluzione bassissima. Io magari adesso vi farò vedere alcune immagini, alcuni screenshot che ho fatto durante le mie sezioni di gioco per farvi capire che le risoluzioni di alcuni elementi della mappa, insomma, sono veramente a risoluzione bassissima. E questo per me non è giustificabile, soprattutto se mi richiedi, per giocare in 4K a 60fps, una 4080, 4090, ora non ricordo. Cioè, com'è possibile che le texture siano a una risoluzione così bassa nel 2023 per un AAA? Vogliamo fare un paragone con altri AAA, con un open world anche semivuoto come può essere un Death Stranding piuttosto che un Horizon che comunque è più pieno nell'open world di Forspoken? Vogliamo fare veramente un paragone? Stiamo parlando del nulla. Forspoken non si può permettere di avere texture a risoluzione così bassa, in particolare nella città, nell'unica città che c'è in Forspoken, ovvero Sipal. Stiamo parlando del fatto che c'è una città in tutto l'open world. Una. È possibile che le texture di quell'unica città non siano manco fatte ad alta risoluzione? Di cosa stiamo parlando? Animazioni facciali sicuramente non next gen, non spacca mascella, crash del PC, vero, mi è crashato pure il PC per la prima volta in un anno e mezzo da quando ho questo PC, è riuscito Forspoken a farmelo crashare. Nel senso che mentre stavo uscendo dal gioco è crashato il PC, si è spento. Non mi era mai successo con un videogioco da quando ho questo PC. Cerchiamo di rispondere alla domanda finale. Se avete una scheda video serie 3000, potete giocare Forspoken e potete giocarlo bene, quindi con diciamo dettagli
a ultra con una buona fluidità? Allora, potete farlo, nel senso che potete comunque giocare con una buona fluidità e potete mettere i dettagli a ultra, perché comunque saranno poche le sezioni in cui ci saranno dei cali di framerate veramente importanti, ma la risoluzione rimane comunque bassa. La risoluzione delle texture è comunque bassa, seppur messo tutto a ultra, tutto maxato. Quindi non potrete, non perché il vostro PC non lo regge, ma perché oggettivamente non sono state previste delle texture ad altissima risoluzione. Poi non so com'è la situazione su console, non so com'è la situazione su PS5. Questo andrebbe chiesto a chi l'ha giocato su PS5, ma vi posso dire che su PC la situazione è questa. Lo potete giocare con una serie 3000? Sì, ma siete sul filo, perché con una 3080 io ero sul filo a livello di VRAM, sempre sugli 8 giga di VRAM, sempre pieni dal gioco. E quindi se avete una scheda video, una 3060, una 3070, già potreste avere problemi. Quindi serve una 4090 per giocare a Forspoken? Per me la risposta è sì, sì, perché comunque la RAM, la VRAM, quindi la RAM della scheda video, viene riempita da Forspoken quando lo si gioca a ultra, però senza motivo, perché non è giustificato da una componente grafica a livello dei requisiti che richiede il gioco. Voglio darvi semplicemente, visto che io non do voti, un consiglio, ovvero lo consiglio, non lo consiglio o lo consiglio con riserva. Ecco, questo Forspoken penso che l'avrete capito, io lo consiglio con riserva, perché è un buon titolo con tante buone idee, con un lavoro secondo me ottimo dal punto di vista del combat system, seppur dopo un po' secondo me anche quello annoia, però comunque le sue 30-50 ore può divertire, però comunque ha dei problemi tecnici, dei problemi di estetica che non permettono di goderti Atia, il mondo di Atia, come invece ti godi tanti altri mondi che sono stati creati nel nostro medium videoludico. E quindi è un peccato, si poteva fare di più, si poteva fare anche molto meno, poteva essere anche molto peggio secondo me, potrebbe ancora migliorare con qualche patch dal punto di vista tecnico, però ad oggi io lo consiglio con riserva, è comunque un'esperienza piacevole secondo me, quindi in ogni caso ve lo consiglio con riserva chi lo voglia provare. Ragazzi, fatemi sapere voi in un commento cosa ne pensate, come sempre vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video, un saluto a tutti ragazzi, ciao!